che si lega poi alla tradizione della canzone italiana. E in qualche modo io ho voluto contaminarla, magari una volta un po' più con il rock, una volta con il soul, una volta con la canzone d'autore, però in qualche modo rimanendo sempre una cantante di musica italiana, cioè in qualche modo secondo me la lingua già si lega talmente tanto a un tipo di canzone, a un tipo di cosa che alla fine la sperimentazione è più nel vestito, nel sound che non nella concezione. Poi c'è anche da dire, tu fatti delle amicizie interessanti, una tua amicizia di una vecchia data di Stefano Bollati, no? Ecco, con cui hai suonato in tempi non sospetti, hai Sì, cantato. eravamo amichetti, insomma, quando eravamo proprio teenager. Ecco, è interessante vedere come appunto su strade anche molto lontane tu, Stefano Bollati, portiate avanti quest'idea di musica che ormai non è più né in maniera definita jazz o rock o pop, perché di Stefano si può dire tanto, però si fa dischi per SM che hanno anche questa penetrazione un po', per chi non è appassionato di jazz, vuol dire che si riesce un po' a scardinare quelli che solo 10 anni fa erano dei generi molto precisi.